Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte, in questo gameplay, andremo ad esplorare, la centrale elettrica, il power system. Andremo qui a est, o meglio a ovest di Azzurropoli, nel percorso 16. E prima di andare, voglio farvi vedere una cosa. Prima di tutto questo, ho visto un oh, perché piccolo segreto di questa. Di questo gioco che non è una croma, appunto, un gioco vero e proprio di Pokémon. Potete trovare uno Ho-Oh con l'1% di probabilità nel percorso 1. È a livello 50 a ripresa, quindi è praticamente impossibile da catturare per adesso, ma potete trovarlo. Ero andato là perché, come vi avevo detto, mi ero messo in testa di completare un po' il Pokédex. Ecco, quindi sono andato a catturare un po' dei Pokémon che mi ero lasciato sfuggire, tipo i Weedle, Kakuna, Beedrill, PJ, Rattata, altri come Nidorina, cioè Nidoran femmina, Nidoran maschio, Clefairy, Clefable, trovati entrambi nel Monte Luna, Jigglypuff. Tra l'altro ho preso due Clefable, perché ho trovato due Clefable, strano, uno maschio e uno femmina, e li ho messi nella pensione, faranno un bello ovetto per far uscire Cleffa. Ho catturato anche uno Zubat, ho catturato un Paras. Poi vediamo un po'. Ho preso un Mankey. Ho preso un Poliwag. Ho preso un Bellsprout che non avevo ancora preso. Ho preso un Geodude. E credo basta. Poi ho scambiato. Ho catturato un altro Krabby rispetto a quello iconico che abbiamo noi. E ho fatto quello scambio Rattata per Tangela a Celestopoli. Bene, detto ciò, siamo ora in un nuovo percorso, quindi direi di vedere che Pokémon troviamo qui e in caso catturarli. Qui, se non sbaglio, potremmo trovare Doduo, no? O meglio, nei giochi principali qui si poteva trovare Doduo. Tra l'altro, i Pokémon selvatici sono di livello altissimo. Cioè, 27 come il mio Squirtle. O forse Squirtle che è un po' una pippa, eh. Mettiamo davanti. Aspettate. Ecco qua. Mettiamo davanti il nostro Krabby con falso finale. Che è il Pokémon che ho usato per catturare facilmente i Pokémon più deboli. Ah, un altro Rattata, eh? Questo potremmo quasi quasi catturarlo. Ma anche no, facciamo un bello stomp. Hyper Fang, toglie tanto, eh. Stompiamolo di nuovo. Ok. Dovrei allenare effettivamente un pochettino Pokémon. Qui sto cercando un Doduo. Vediamo se esce un Doduo. Eccolo! Doduo femmina. Ok, una Doduo. Tra l'altro mi pare anche, no, non credo sia shiny, però mi pare leggermente shiny. Usiamo uno stomp, tanto non lo uccideremo mai nella vita, anzi ci ammazza lui. E va bene così. Tanto sono di livello talmente alto che posso usare tranquillamente gli altri Pokémon, tipo Bulbasaur. Anche se Bulbasaur effettivamente contro un Pokémon tipo Volante non è proprio il massimo. Usiamo Seed Bomb, non dovremmo ucciderlo. Infatti, usiamolo un'altra volta. Lui usa doppio colpo che fa davvero male. Andiamo con Poison Powder, se non ci ammazza prima. Sì, ci ammazza prima. Niente, questo Doduo è più forte di metà della mia squadra, cioè assurdo. Andiamo PG8, che ha degli attacchi che non tolgono nulla. Perlomeno resiste, però. Tipo Twister non dovrebbe ucciderlo, ma mai nella vita. Infatti, perfetto. A questo punto catturiamolo. Pokéball. Vai. In questo gioco non ci sono le MN. Tipo per passare da una città all'altra ci sono i teletrasporti nei centri Pokémon. Cioè quelle signorine che ti teletrasportano. Grazie ai loro Pokémon di tipo psico. Preso, perfetto. E quindi Doduo è abbastanza inutile perché non ci serve per volo. Qui veniva messo nei precedenti giochi Pokémon perché è un Pokémon che può imparare volo. Io ora a questo punto vado a curarmi i Pokémon. Rimetto per primo Squirtle, che è quello che voglio allenare. Ecco fatto. Anche se effettivamente andando nella centrale elettrica, mettere primo Squirtle che è un Pokémon di tipo acqua potrebbe essere un po' controproducente. Quindi direi di cambiarlo di nuovo. Nel frattempo vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se state apprezzando la serie. Iscrivetevi al canale, condividetelo, condividete la serie in generale. E fatemi sapere cosa ne pensate appunto di questo gioco di questo Fire Ash. Allora, nel percorso 16 dovremmo aver dato. Ed ora ecco qui la centrale.
elettrica, essenzialmente. Entriamo. Gringe City Power Plant. Anche qui ci saranno un bel po' di Pokémon da catturare, quindi mettiamo davanti un Pokémon che può resistere agli attacchi elettrici. Beh, essenzialmente Bulbasaur, ma direi Pikachu, perché dovrebbe essere uscire Magnemite, almeno può ucciderli con doppio calcio. Allora, qui abbiamo una Max Potion. Ok. Bene così. Eccolo qui appunto, un Magnemite. Altro Pokémon che possiamo catturare. Allora, un Double Kick non dovrebbe, credo, ucciderlo. Sì, lo uccide, va bene. Lo sappiamo per la prossima volta, tanto non è raro da trovare Magnemite. Allora, qui troviamo una Thunderstone invisibile. Ricordatevi, la Thunderstone. Le pietre sono importanti. Oh, un Magneton! Vedete se anche questo con un doppio calcio lo uccidiamo? No, ok, lui no. Bene, bene. Proviamo a catturarlo allora. Dato che ho intenzione di fare un Living Dex in questo gioco, sì, è un'impresa. È un'impresa perché ci sono tutti i Pokémon fino alla settima generazione praticamente. Però penso che abbiano avuto appunto la cura di farteli trovare questi Pokémon. Non che non li trovi, tipo appunto i Pokémon regionali qui non ci sono. Cioè, scusate, i Pokémon esclusivi delle versioni Pokémon normali non ci sono. Come abbiamo visto nel percorso tra Lavandonia e Zafferanopoli, potevamo trovare sia Vulpix che Growlithe. Mentre nei normali giochi Pokémon avremmo trovato o Vulpix o Growlithe. È una cosa un po' fastidiosa. Mentre qui appunto hanno avuto la decenza di metterli tutti. Abbiamo catturato un bel Magneton. Ok, è andato nel box 4. Io ho iniziato anche a metterli in ordine nei box. Quindi andrò a rimetterli in ordine poi anche tra una parte e l'altra. Cioè, non serve che lo faccia ora. Andiamo a dare Fresh Water a Pikachu. Ecco fatto. E diamo un'occhiata qui dentro. C'è magari uno strumento. Forse sì, ma è invisibile. Perché mi sembra strano che lasciano roba così. Anche se qui abbiamo già trovato effettivamente la nostra Thunderstone. Vai, tiriamo giù questo Magneton. Che comunque sono tanti punti di esperienza, eh. E Pikachu un po' ne ha bisogno. È ancora a livello 31. Dare un po' di esperienza a Pikachu non è male. Vediamo se qui c'è uno strumento. Non credo. Datemi altri Pokémon, magari. Ecco, ho fatto un Magnemite. Dai, proviamo a catturare questo Magnemite. Usiamo Scintilla. Che comunque fa danno, eh. Scintilla fa danno perché ricordiamo che il nostro Pikachu è un attaccante fisico. Quindi Scintilla fa parecchio danno. E catturando Magnemite abbiamo quasi finito la linea evolutiva di Magnemite. O meglio, l'avremmo finita se fossimo nella prima generazione. Ma dato che nella quarta è stato aggiunto Magnezone, scusate, Magnezone non l'abbiamo ancora finita. Anche se per quanto riguarda la prima generazione siamo a posto. Ecco fatto. Volevo cliccare qui? No, che non c'è un cavolo. Andiamo giù. Un altro Magneton. Vai, questi sono tutti i punti esperienza gratis per Pikachu che do volentierissimamente a Pikachu. Dato che poi dovremo allenare Squirtle. Quindi Pikachu rimarrà un attimo nelle retrovie. Meglio allenarlo ora. Tra l'altro è molto facile perché questi Magneton danno un sacco di punti esperienza e sono anche molto facili da battere. Oh, un Grimer! Ok, Pokémon nuovo. Ora, mi avvelenerà sicuramente Pikachu, però noi proviamo a catturarlo, eh. Ah, Mud Bomba! Ok, no, sostituiamo un attimo Pikachu, mandiamo PG8. Così almeno nel caso non dovessimo riuscire a catturarlo, Grimer non ce lo ammazza. Ok, vai pure di minimizzatore, tanto noi proviamo a catturarti, Grimer. Vai. Ho deciso anche di fare questa cosa appunto di completare il Pokédex, di provare perlomeno a completare il Pokédex e di fare un Living Dex, anche per aumentare la longevità di questo gioco che mi sta piacendo parecchio, per come è realizzato. Davvero molto. Se mi limitassi a fare una sorta di speedrun, andando da un posto all'altro, durerebbe davvero poco. Allora, qui non c'è nulla. O forse c'è magari uno strumento nascosto? Chi lo sa. Chi lo sa, chi lo sa. Da Grimer direi che fuggiamo. E andiamo da questa parte. Se appaiono dei Magnemite li uccidiamo. Grimer. Anche perché ci servirebbe Mach, tra l'altro, non Grimer. Qui troviamo uno strumento che
Un'altra? Pietra elettrica. No, pietra tuono, che pietra elettrica. Pietra tuono. Ok. Un altro magneton nella centrale elettrica. E tra l'altro, vi ricordate chi trovava Ash nella centrale elettrica nell'anime? O credo nelle fogne, se non sbaglio. Eh sì, trovava qualcuno. Trovava un Pokémon che si andava ad aggiungere alla sua squadra. E noi troveremo anche lui in questo caso. Ecco, vedete che Magnemite dà molti meno punti esperienza, però lo ammazziamo comunque, perché no? E qui troviamo la MT17 Protezione, un'altra MT che si va ad aggiungere alla nostra collezione. Ecco, il mio animo un po' da completista ama quando ci sono questi giochi curati in questo modo, in modo da poterti dare tutto bene se cerchi bene nelle varie zone. Allora, continuiamo. Non sto usando volutamente il repellente nel caso in cui dovesse apparirmi qualcosa di diverso da Magnemite e Grimer, perché forse potrebbe apparire un Voltorb, non saprei. Un Electrode? Un Mach selvatico? Qui però penso che si vada avanti, quindi andiamo un attimo su. Un altro Grimer, da cui fuggiamo. Andiamo un attimo su a vedere se c'è qualcosa. No, ok, torniamo giù allora. Vabbè, con calma, abbiamo un sacco di tempo, non c'è bisogno di avere fretta. Tanto questo episodio lo dedico esclusivamente alla centrale elettrica. Esploriamola per bene, troviamo le cose. Mi sa che qualche strumentino invisibile lo lasceremo giù perché non mi ricordo di preciso appunto dove sono. Tutti gli strumenti invisibili di questa zona dovrebbero essere, mi sembra, tre. Vai, ammazziamo questo Magneton, che sono un bel po' di punti esperienza. Lui mi fa questa Giro Ball che non mi fa praticamente danno. Questa Giro Ball o Giro Ball. E Pikachu si prende il livello 33. Ah, ok, qui siamo tornati giù, perfetto. Quindi torniamo su. Siamo tornati al punto di partenza. Un altro Magneton, ottimo. Magneton mi stanno boostando Pikachu in una maniera assurda. Vai, vai, vai. Continua. Easy. Olè. Proseguiamo. Altro Pokémon, altro giro, altra corsa ed è un Grimer, ok. A livello 31. E se provassimo a catturarlo per farlo evolvere in Mach e tenerlo lì come Livindex? Non sarebbe male. Dai, facciamolo, tanto abbiamo Ball in quantità. Mandiamo PG8, in modo che Pikachu non muoia come un caino. Sì, lui segue lo script di prima praticamente. E via. Catturiamo anche questo Grimer. Ah, si libera, va bene. Vai, vai. Forza, forza, forza. Catturati. Dopo magari alla fine dell'episodio vi faccio vedere a che punto sono con il Livindex nel box. Perché vi ho fatto vedere il Pokédex, ma non il Livindex. Ecco fatto. Catturato. Qui potrebbe esserci uno strumentopolo? No, niente. Guarda la piastrella di colore diverso e mi fa paura. Penso sia un teletrasporto, quindi non ci vado sopra. Finché almeno non ho completato questa zona. Una Giro Ball. Vai, vai. Continua a colpirmi con le tue Giro Ball. Magneton inutile. E io mi prendo i tuoi punti esperienza. Ecco fatto. Allora. Iniziano ad essere un po' tanti Pokémon. Se effettivamente sono solo Magneton e Grimer, potrei prendere in considerazione l'idea di usare un repellente giusto per quest'ultima parte. Anche se comunque questi punti esperienza stanno facendo davvero comodo, eh. Cioè Pikachu si è fatto due livelli gratis in questa zona. Discharge. È speciale, quindi no, assolutamente no. È scarica questa. No, 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 niente da fare. Ci teniamo Thunderbolt che è più utile e via. Cioè è più forte, più che altro. Allora, qui non troviamo un cavolo, però lì troviamo un Mach. Eccolo finalmente. Mach. Nel senso nemmeno parlare, Glacial ha ottenuto Mach. No, non gli diamo un soprannome. Qui non troviamo niente come strumento invisibile, peccato.
Un altro Magnemitino, ultimo di questa zona. Vai, double kick. E addio Magnemite. Vediamo se qui trovo qualcosa. Sì, magari adesso attivo davvero un repellente perché inizia ad essere snervante questa cosa. Questo me lo ammazza, quindi meglio andarmene. Ok, non c'è niente. Quindi a questo punto attiviamo un repellente e torniamo indietro. Allora, di qua, repellente, repel, vai. E via. Verso l'infinito oltre. Quello non era un teletrasporto, quindi meglio così. Cioè, peggio per noi perché ci avrebbe magari portati fuori da questa zona. Abbiamo trovato comunque le due pietre tuono, che erano le cose che mi interessavano. Il repellente è svanito, ma non mi interessa metterne un altro. Lì avremmo trovato Snorlax, vi ricordate, nel gioco in Pokémon Rosso Fuoco. Ma ora torniamo un attimo al centro Pokémon. Curiamoci Pokémon e prepariamoci per la prossima parte. Nel frattempo vi faccio appunto vedere come sto messo a livello di Livindex. Ok. Curiamoci Pokémon. E diamo un'occhiata al PC. PC di Bill, Organize. Eccoci qui. Avete tutti i Pokémon che ho catturato ora, sono finiti qui dentro, ma li dovrò spostare in qualche modo. Li dovrò mettere nella loro posizione corretta. Sì, questo via. Anche Magnemite. Mentre Mach finisce nel... Anche tu Grimer, giù. Mi sposto un attimo qui solo per poi metterli in ordine con calma fuori dalla parte. Mach, tu sei il nostro Mach iconico e i Pokémon iconici li metto di qua, nel box Ash. Diamo un'occhiata a questo Mach, no, devo solo dare un'occhiata a Mach. Eccolo qui. Adamant Nature che aumenta l'attacco e diminuisce l'attacco speciale. Beh, non dovrebbe essere male con Mach, anche se Mach è un Pokémon più che altro difensivo, quindi va bene. Vediamo un po' che mosse ha. Minimizzatore. Sludge Wave, che è un attacco speciale, male. E Sludge Bomb, che è un altro attacco speciale, solo Body Slam fisico. Va bene. Ok, abbiamo ottenuto anche l'iconico Pokémon di Ash, Mach. E questo è il mio Livindex in fase di costruzione in questo gioco. Come vedete, ho talvolta catturato dei Pokémon doppi, giusto per placeholder, per poi farli evolvere magari in un colpo solo con dei Pokémon selvatici molto alti di livello. Eccoli qua. Ecco qua Clefairy. Il Clefable che sarebbe qui è alla pensione Pokémon per fare l'ovetto. E beh, sta andando bene, vedi, ma anche Primeape, la loro linea evolutiva è stata completata. Tra l'altro questo è un Primeape, se non sbaglio, diverso dall'iconico, infatti l'iconico è qui dentro. Pokémon iconici sono un'altra cosa e rimarranno separati. Qui abbiamo Bellsprout, Weeping Bell, i due Geodude, Farfetch, Ghastly, Hunter, Drowsy. Un altro Krabby che non è quello iconico. Il Tangela e questi che andranno messi in ordine. E qui infine qui ho due Magikarp. Uno che avevo comprato, l'altro che ho catturato come placeholder per Gyarados. Bene, detto ciò, usciamo da questo box. E il video finisce qui. Nel prossimo episodio andremo sulla pista ciclabile e affronteremo una marea di allenatori. Andremo a manetta e faremo fare un bel po' di livelli ai nostri Pokémon. Grazie per aver seguito il video, io vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!